scottati dalla sentenza scandalosa che era uscita, anche perché noi prima di fare un ricorso, prima di far giocare un calciatore, avevamo preso tutte le notizie possibili e immaginabili. Già uno scandalo che su 20 comitati regionali solo la Campania decide contro di noi, mentre gli altri 19 no. Oggi è stato proprio la ciliegina sulla torta. Questo è un campionato, mi prendo responsabilità di quello che dico, deciso a tavolino, non solo per lo scandalo, ripeto, della sentenza, ma anche quello del rigore. Dare un rigore al 90° per un fallo di mano, che sta sull'immagine, quindi penso che vedete tutti, è praticamente l'emblema del campionato fatto quest'anno e deciso dai vertici del comitato regionale. E questo... Sembra che l'arbitro però insomma avesse una maglietta diversa da quella che ha dimostrato di indossare. Era vestito di nero, però il colore era diverso. Ma a prescindere dal colore, è proprio l'atteggiamento avuto nei nostri confronti per l'intero campionato, con decisioni proprio scientifiche contro di noi. Alla fine quello del nostro rammarico è che Palma, una piazza che ha dato tanto al calcio campano, non merita il trattamento che è stato riservato in questo campionato, non merita il trattamento fatto dal comitato regionale, non merita il trattamento fatto dalla terna arbitrale, non merita tutto quello che è stato fatto, perché qua non ci sta nemmeno il rispetto di chi di tasca propria fa dei sacrifici economici per regalare il calcio non soltanto al paese ma alla campagna. Mi sembra che Palma e la Palmese abbiano tanto al comitato, solo che si dimenticano. Forse qualcuno nel comitato pensava che la Palmese, dopo la sentenza dei 7 punti, avrebbe mollato e di conseguenza questa partita non avrebbe avuto significato. Non è stato così, la Palmese, i ragazzi hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere sul campo i più forti. È normale che una cosa è giocare contro 11, una cosa è giocare contro 13, contro 14, contro il comitato, contro l'arbitro, se ne può più. E adesso il futuro della Palmese dopo questo 1-1 che praticamente cancella le speranze di promozione? Diciamo le cancella per una questione matematica, ma noi come società, proprio per una questione di principio, per dimostrare la nostra lealtà, la nostra professionalità, per dare un senso anche ai sacrifici che abbiamo fatto, dimostreremo al comitato come sia stato scandaloso emanare quella sentenza, perché noi già abbiamo presentato il ricorso al CONI, il ricorso al Presidente federale, perché questo deve essere sulla bocca di tutti, deve essere a livello nazionale, devono capire cosa hanno fatto ad una piazza come Palma. Quindi il futuro non lo so, perché se questo è il calcio, io stesso invito i miei dirigenti a non fare più calcio, e oggi è stata l'ennesima dimostrazione che il calcio in Campania, se non si hanno degli appoggi a livello di vertice, è inutile farlo. Il comportamento stesso del pubblico oggi e della squadra in campo ha dimostrato che la Palmese è degna del suo passato, accettando quello che era il verdetto non del campo. Questa è l'ennesima dimostrazione di quanto valga una piazza come Palma Campania e di quanto perde il comitato avendo trattato così Palma Campania. È arrivato l'esercito oggi, non mi sembra che Palma abbia creato qualche disordine nelle partite precedenti interne, non si è capito tutto questo schieramento, ed in effetti, nonostante ci sia stata l'ennesima ingiustizia contro Palma, mi sembra che il clima sia stato sereno, normale. Quindi ecco, il discorso è proprio, non si riesce a capire tutto questo accanimento, tutte queste cose create ad arte per creare un clima contro la Palmese, non si capisce. Non tenete distante Palma, avvicinatevi a Palma. Potete... Forse che Palma rimarrà distante dal calcio, visto che questo è il calcio. Dal punto di vista, un'ultima domanda prettamente tecnica, questa è stata una partita da ritmi blandi, la tensione era tantissima, c'era anche da aspettarsi. Sì, ma io ripeto, io alla nostra squadra non possiamo dire nulla. Io sfido chiunque a far giocare una squadra per 3 mesi con la spada di Damocle, con i 7 punti di penalizzazione, e vedersi con 8 punti di distacco dalla prima e non uno come realmente era la classifica. Qualunque altra squadra avrebbe mollato, la Palmese no, la propria squadra no, i tifosi no, peccato che però, ripeto, non si può giocare contro 14. Grazie.